Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale. Questo è un altro video tag che mi è piaciuto tantissimo perché riguarda le scarpe. Il titolo del video tag in particolare è Le scarpe della mia vita. L'ho visto fare su YouTube da tantissime ragazze e ho pensato lo voglio fare anch'io, anche se in realtà non sono stata taggata, mi sono taggata da sola perché volevo fare questo video. Perché dovete sapere che io in passato non amavo per niente le scarpe, avevo pochissime scarpe, proprio due o tre paia per l'inverno e al massimo due o tre per l'estate, non me ne fregava niente delle scarpe. Poi con gli anni invece sono cambiata, ho cominciato ad amare le scarpe, ho cominciato ad acquistare scarpe e quindi questo tag volevo assolutamente farlo. Partiamo subito con la prima domanda. La prima domanda è: quali sono le scarpe più eleganti che hai? Allora, io scarpe eleganti ne ho, diciamo, abbastanza, quindi non potevo farvele vedere proprio tutte, quindi ne ho scelto in particolare due che mi piacciono molto e che considero molto eleganti, proprio da cerimonia. Allora, sicuramente sono queste, che sono scarpe veramente molto eleganti, hanno il fiocchetto qua di lato, hanno un tacchetto piuttosto basso. E sono di questo rosso particolare, rosso insomma scuro, e sono scamosciate come tessuto e io le trovo veramente molto eleganti e molto fini, molto raffinate. Un altro paio di scarpe eleganti che io ho sono queste, anche queste sono da cerimonia assolutamente. Sono queste scarpe qua fatte in questo modo. Sono qua davanti, hanno questa specie di nodo così che le rende molto eleganti, hanno il tacco e insomma, come vedete, non l'ho quasi mai messe perché sono veramente scomode da portare, devo dire, sono eleganti ma scomode e comunque sicuramente sono queste. Poi andiamo con la seconda domanda. Quali sono le tue scarpe da tutti i giorni? Ne hai apposite da lavoro? Allora, apposite da lavoro no, perché non è che faccia un lavoro che richieda un particolare tipo di scarpe, quindi no. Però quelle che io indosso tutti i giorni in particolare sono. Allora, adesso io vi faccio vedere quelle che indossavo nella stagione, diciamo, autunnale o comunque all'inizio, inizio della primavera, che indossavo tutti i giorni. Sono scarpe basse e sono queste. Mi piacciono molto perché sono nere, hanno questa striscia bianca con il fiocchetto, ve la avvicino, e sono basse, sono veramente molto comode, io quindi le indossavo tutti i giorni. Poi un altro paio di scarpe che indossavo tutti i giorni, quando comunque in inverno queste, sono questi stivaletti qua, tipo tronchetto. Hanno il tacco, io porto quasi sempre i tacchi, le scarpe basse sì, le porto ogni tanto, ma spesso ho i tacchi, quindi queste io le indossavo veramente tutti i giorni per andare a fare la spesa, per andare al lavoro, per andare ovunque, veramente mi mettevo queste scarpe, quindi queste sono quelle da tutti i giorni, se parliamo ovviamente di scarpe invernali o al massimo autunnali, come quelle che vi ho fatto vedere. E poi ci sono queste scarpe qua che io indosso molto spesso, quasi tutti i giorni, sia d'estate che d'inverno, anche se sono nere, possono sembrare invernali, però in realtà anche d'estate perché sono abbastanza leggere. Io detesto le scarpe aperte, detesto i sandali, porto sempre scarpe chiuse, quindi mi capita molto spesso in estate di indossare anche queste. E queste sono le mie scarpe da tutti i giorni. Poi vediamo con la terza domanda: quali scarpe scegli per serate in discoteca, pub o caffè con le amiche? Allora, questi sono tre contesti completamente diversi. Quindi, se io devo passare una serata in discoteca, sicuramente scelgo queste, che sono scarpe rosse col tacco alto, non è altissimo perché sarà un 8-10 cm, quindi non è un tacco alto in realtà, però insomma abbastanza. Sono di questo rosso così. Sono di vernice, insomma, a me piacciono molto queste scarpe, quindi io per una serata in discoteca indosserei scarpe rosse di questo genere. Se invece devo andare a semplicemente passare una serata con le amiche a prendere un caffè piuttosto che un pub, io direi che un paio di scarpe di quelle che vi ho fatto vedere prima, quindi quelle che indosso tutti i giorni, sicuramente non mi metterei delle scarpe particolari, ecco, quindi magari non so, queste per essere un pochino più elegante, ma sono comunque scarpe che io considero da tutti i giorni, quindi magari mi metterei queste. Poi andiamo avanti con l'altra domanda. Quali sono le scarpe che ti hanno deluso? Direi che
Le scarpe che mi hanno deluso sono queste che vi ho fatto vedere prima, che sono quelle più eleganti, ma mi hanno deluso perché indossandole fanno veramente malissimo, quindi sono rimasta molto delusa. Io avrei voluto indossarle molto più spesso, ma in realtà stringono qua sulla punta, cioè sulla punta, sul lato, diciamo, del piede, e fanno un male cane, quindi sono rimasta delusa da queste scarpe. Quindi non tanto per la qualità della scarpa, ma proprio perché sul mio piede poi mi fanno veramente male, quindi mi hanno deluso. Quali sono le scarpe più brutte che hai? Allora, ragazzi, io qua veramente mi vergogno a farvi vedere queste scarpe perché sono, non che siano inguardabili, capiamoci, però io diciamo che un po' mi vergogno perché sono veramente bruttissime, non capisco che cosa mi sia venuto in mente quando le ho comprate. E sono queste, cioè, oddio, sembrano le scarpe di mia nonna. Poi viste qua nello schermetto della telecamera sono ancora peggio. E queste, per quello che è il mio gusto in fatto di scarpe, sono quelle più brutte che ho. Io non le posso vedere queste scarpe, sono veramente terribili. Io non so cosa mi sia venuto in mente. Fasi di follia della vita, che vi devo dire. Poi, poche scarpe ma buone o molte scarpe ma di qualsiasi qualità? Io direi che mi verrebbe da dire così spontaneamente poche ma buone, però poi in realtà nei fatti io ne ho tante di qualsiasi qualità, quindi alla fine quello che bisognerebbe fare è avere delle scarpe di buona qualità, perché comunque è importante che il piede sia anche comodo, oltre che elegante, eccetera. Però poi alla fine io di questi aspetti me ne frego, mi compro le scarpe che mi piacciono e di qualsiasi qualità, quindi alla fine poi faccio così. Consiglia un paio di scarpe per fare shopping o per fare la spesa in tutta comodità. Allora, io consiglio queste, sono delle ballerine molto semplici, sono carine perché hanno il fiore qua con i brillantini, non so se riuscite a vederlo. Ecco, sono veramente comodissime, semplicissime, proprio scarpe da tutti i giorni, sono scarpe estive ovviamente. Che io consiglio perché veramente sembra di non indossare nulla, sono morbidissime, veramente si adattano al piede in un modo. Io quando devo andare a camminare, magari per le strade della città, fare shopping, fare la spesa, fare delle commissioni veloci, quindi devo accelerare il passo, io indosso queste, veramente sembra di volare, quindi sono fantastiche. Ragazzi, non vi sto citando marche, prezzi, perché semplicemente io non mi ricordo mai né le marche né i prezzi. Comunque, tra le mie scarpe non ci sono scarpe firmate o scarpe di una marca particolare, quindi insomma sono tutte scarpe acquistate così nelle grandi catene, centri commerciali, quindi non sono scarpe particolarmente che abbiano dei marchi o delle firme, quindi non ve le cito anche per questo motivo. Le scarpe con il colore più acceso, io non ho scarpe con colori accesi, forse quelle più accese che ho, ma vado per esclusione perché io ho tutte scarpe nere, chiare, tipo queste, comunque non ho scarpe particolarmente, insomma, che siano di colore acceso. E quindi forse queste qua rosse, perché io poi, ripeto, ho tutti i colori molto tradizionali, quindi forse queste sono quelle di colore più acceso che ho. Poi l'ultima domanda è: quali sono le scarpe? No, scusate, ce n'è un'altra che non avevo visto. Quali sono le scarpe che hai desiderato per tanto tempo e che alla fine hai acquistato? Allora, sono queste le scarpe. Scusate, mi giro un momento, vi do le spalle. Sono queste scarpe qua, lo so, completamente di un altro genere. Queste sono scarpe da trekking in realtà, che io indosso solo ed esclusivamente quando vado in montagna a fare delle scarpinate in montagna, quindi sentieri molto difficili e molto ardui. Quindi però io queste, perché le altre scarpe di solito, se io le desidero, poi è probabile anche che me le compri. Queste qua invece io le ho desiderate veramente per tantissimo tempo, perché prima ne avevo un altro paio, andavo a fare trekking in montagna con delle scarpe veramente inadatte, quindi ero scomoda, camminavo male, avevo paura di cadere, quindi io per tantissimo tempo ho desiderato queste scarpe da trekking. Ma costavano tantissimo per le mie tasche, quindi le ho desiderate tanto tempo e non le compravo, continuavo a desiderarle. Poi finalmente è arrivato il mio compleanno e me le sono fatte regalare dal mio compagno,
Perché a me piace molto comunque andare a camminare in montagna, fare delle gite di questo genere, quindi io desideravo con tutta me stessa queste scarpe e finalmente le ho comprate. Quindi semplicemente delle scarpe da trekking che hanno sotto una suola fantastica perché hanno un grip meraviglioso e non si scivola. Quindi queste sono le scarpe che io desideravo e che ho comprato. Quindi lo so, forse magari qualcuno di voi è rimasto un po' deluso perché vi aspettavate delle scarpe tutte luccicose, tutte così, ma in realtà quelle sono davvero quelle che io desideravo e non ho comprato per tanto tempo. Ultima domanda: quali sono le scarpe dei tuoi sogni ma non hai ancora acquistato? Io in generale non è che abbia un tipo di scarpe dei sogni che ancora non ho acquistato. Mi piacerebbe però avere un paio di scarpe con il tacco alto tutte luccicose, tutte quelle, sapete, quelle che brillano, tutte belle, che sembrano proprio veramente uscite non so da dove. E veramente mi piacerebbe un paio di scarpe, acquistarmi un paio di scarpe come quelle, quindi col tacco, tutte brillantinose, luccicose, particolari, di qualsiasi colore, direi che mi vanno bene nere, mi vanno bene azzurre, mi vanno bene rosse, insomma un paio di scarpe un po' di quel genere lì, che ancora non ho acquistato. Probabilmente poi nella vita le acquisterò, però non le ho ancora acquistate perché mi sto chiedendo, sì, ma poi un paio di scarpe del genere io, per lo stile di vita che ho, per i posti che frequento, quando è che me ne metto? Mai in realtà, quindi non le ho acquistate per questo motivo. Però vi confesso che è un piccolo sogno nel cassetto avere un paio di scarpe di quel genere, quelle un po' tutte, sapete, tutte un po' strane, particolari, che fanno luce, che brillano quando si cammina. Quindi niente, chissà, se poi un giorno le acquisterò, vi prometto che ve le faccio vedere. Questa era l'ultima domanda, vi do appuntamento al prossimo video come sempre, vi mando un bacio, un mega abbraccio e alla prossima!